Bentornati, Gamers! Bella raga, siamo ancora qui perché uguale all'altra volta. Esatto, vestiti uguali nello stesso giorno perché vi portiamo ulteriori news, ma ovviamente voi lo vedrete chissà quando, penso la settimana successiva, quindi non sembrerà così vecchio e scontato. Siamo rimasti un po' indietro con le news. Assolutamente sì, siamo arrivati a BT6. BT6, 6. E abbiamo già visto due carte nuove e un sacco di alternative art di carte invece vece. E spariamocele subito o no? Vai, sì. Vediamole subito. Allora, abbiamo, quindi grazie a nostro amico Digimon Archive che salutiamo. Sempre presente. Bene. Sempre aggiornato. Ci ha portato già, quindi molti di voi l'avranno già visto, ma attraverso l'ultimo episodio del Fan Digica ci mostra appunto le prime carte del BT6. Quindi andiamo a vedere con una qualità decente Sistermon, si chiama, questa non la conoscevo, penso sia una del recente, insomma, come dicevo, Sistermon Blanc e Sistermon Noir. Ecco. Sì, rientra un po' tra quei Digimon antropomorfi, quindi probabilmente tra le ultime serie, magari dico una boiata. In genere questa tipologia di creature che sono fate, fatine, cose che volano, insomma, roba così. Ragazze, sono varie. Più antropomorfi, vero, però sì. Credo che sia uno del sicuramente recente, perché recenti, all'epoca non me la ricordavo esteticamente, quindi sono lo stesso Digimon, ma forse lo scopriremo nella Digipedia, ma vediamo che sono appunto molto diverse nell'effetto, perché la bianca, quindi Blank, quando hai un Digimon con Hakmon nel suo nome o della tipologia Royal Knight, e abbiamo già visto quali sono i Royal Knight, tutti i tuoi Digimon con Sistermon nel nome ottengono Blocker e Long Play è pesca 1. Quindi ci fa pescare e soprattutto non c'è male. Finalmente sinergia. Vengono fuori Digimon di supporto. Esatto. Cioè ce n'erano già, ma sono pochi. È vero. Quindi questa volta, come abbiamo già visto negli altri spoiler, quindi BT4, BT5, insomma, e via dicendo, si basano sul tipo. Esatto. Si cosa che finora leggevamo e basta, dicevamo, ma che serve? A che serve questa tipologia? Serve perché appunto un po' come poi ha fatto anche Magic nel tempo, dato comunque da 20 anni nel commercio, 30 anni nel commercio, ha creato poi tutte quelle tipologie di deck molto sinergiche, appunto, che ne so, i cavalieri, i zombie, sì. Anche Yu-Gi-Oh! Ha calcato molto questa scia. Sì, è vero. Si basava molto su alcune tipologie, come appunto maghi, guerrieri, non so. È vero, altre... sì, c'erano tutti i draghi, c'erano draghi con occhi rossi, blu, verdi, eccetera. Carina questa. Carina, come no, ci piace. Poi soprattutto il fatto che ottenga blocker a seconda delle carte che abbiamo è interessante, insomma, bello, mi piace, esteticamente carino, ma ti lascio Sistermon Noir. Sistermon Noir è la versione specchiata, ma al contrario, durante entrambi i turni, quindi sia nostro che dell'avversario, i nostri Digimon con Hakmon sempre nel nome o tipologia Royal Knight vengono potenziati, ottengono più 2000 di però. Quando la giochiamo direttamente, più una memory, guadagniamo una memory, quindi insomma... Cioè praticamente la giochiamo a costo 2 invece di 3, no anzi scusami, 3 invece di 4, esatto. Però tra l'altro vedi, abbiamo fatto un errore, perché io pensavo fossero una bianca e una nera, in realtà sono entrambe bianche come tipologia, quindi sì, è solo il nome insieme. Che cambia, sì. È vero, ingenuamente vedendo il black, il noir, ho detto è nera, invece no, sono entrambe bianche, una costa 3, una costa 4, la bianca 3000 DP, la nera 5000 e fanno queste due cose. Vabbè, una è più difensiva, l'altra è più offensiva. Tutte e due insieme ci permettono di potenziare praticamente, oltre che loro stesse, anche i Royal Knight che prendono più 2000 DP dalla Noir. E buono, pensiamo. Sai che non esca prima o poi uno starter deck bianco? Questo sì, potrebbe essere con BT6, magari sì, perché vedo che effettivamente nelle ultime due espansioni abbiamo visto tutta BT5 insieme e iniziamo a vedere BT6, le carte bianche cominciano ad arrivare. Sarebbe veramente bello, magari non proprio uno starter deck, potrebbe essere un deck tattico, visto che le bianche supportano gli altri colori.
È vero, potrebbe essere un... Sì, chissà, chissà. Bandai, ascoltaci, perché queste sono intanto, perché buone idee di marketing. Noi parliamo sempre di Digimon, almeno... Insomma, facciamo infatti, qualcosa di buono. Un bel mazzetto mare di tutte carte utili da mettere nei vari mazzi. Sì, magari quelle basi, che poi quelle rare, come sempre, vi comprate i pacchetti, certo, e sono cazzi vostri. Poi soprattutto ci siamo accorti di una cosa interessante. Sì, perché abbiamo letto poi, anziché... che non hanno il Digivolution Cost. Esatto. Quindi questi le giochi, è un livello 3 e un livello 4, vengono giocati direttamente così, on plane. Quindi una sinergia tra questi Sistermon e la linea evolutiva di Hackmon, chissà, chissà. Noi non lo conosciamo perché da quello che abbiamo capito è dell'ultimo videogioco Cyber Sleuth che ancora non abbiamo... non l'abbiamo ancora visto. Però, vabbè, interessante comunque questa cosa che non dice evolvano, ma sono direttamente on play così. Carina, carina. Sì, è quasi una option sotto forma di Digimon, ecco. Sì, forse più un tamer, tamer Digimon. Vabbè, le bianche sono strane. Sono particolarissime e appunto continuano così. Poi abbiamo chiaramente l'arrivo e il ritorno di grandi nomi, cioè Agumon Teppista, sì, che graffia in faccia un Digimon. Cioè abbiamo Vimon e poi abbiamo anche altre cose che non sono carte, quindi teniamoci pronti. Demi Vimon, infatti, sì, cioè, o Cibimon in giapponese, non lo sapevo si chiamasse Cibimon. Allora, il Demi Vimon ha un, durante il tuo turno, se hai 8 più carte in mano, attenzione, questo dicevo prende più 1000 dp, quindi si giocherà molto ed è pescaggio estremo, bello, bello, come fa un po' il blu anche su Magic. Sarà carino alla fine magari fare un mazzo blu con la linea solo di Vimon, ma con varie carte diverse, sì, insomma, che ognuna si potenzia, grazie, avete capito, no? Carino, carino in effetti, e Agumon ha un Wen Attacking invece che... Esatto, quando questo Digimon attacca, un giocatore prende più 2000 dp per il resto del turno. Ah, ok, quindi quando attacca diretto si pompa di 2000. Carino, insomma, niente di eccezionale, però due va livelli a completare 3. Un po' quei vari inherited tipo security attack più 1, piercing, bla, esatto, quindi abbiamo un livello 3 e un Digitama molto molto carini anche esteticamente. Oddio, questo Agumon se faccia il naso un po' schiacciato, se va una però è carino, capucciata. Assomiglia un po' a quello giallo. È vero, sì, quello gioco che abbiamo visto in BT2, credo. Sì, il naso sempre un po' schiacciato. Carino, carino. Poi vediamo altre novità, sempre dal Giappone, le nuove sleeves. Tra l'altro, l'altro giorno ne ho viste parecchie di nuove, queste sono molto belle, lo stesso. Non mi ricordo dove le avevo viste, poi le riparleremo. Penso che le hai viste qui, perché adesso le vedremo quasi sicuramente. Comunque, molto Agumon fine. E Gabumon carine, insomma, con questa energia rossa, energia blu intorno. Qua invece abbiamo un bel Wurmgreymon, molto incazzoso, con dietro, se non sbaglio, credo sia un Imperial Dramon. E un Dukemon, chiamato Gallantmon, da esatto, lo scudone, no? Ci sono tutti e tre. Beh, poi ne abbiamo altri due art, eccoli qua. Il nuovo Pulsemon, quello introdotto con i Vital Bracelet, magari averne avuto uno, peccato. Speriamo che arrivando in America arrivi più facilmente anche in Europa. Un misto tra Knuckles, sì, e Sonic. Non mi ricordo come si chiama quel personaggio di My Hero Academia. Ah, il protagonista. È uno dei protagonisti, sì. Quello sempre incazzoso, ma mi sfugge il nome, però ci assomiglia. È vero, quel personaggio sempre un po'... Iracondo, sì, è vero, è molto figo. Poi appunto sembra proprio un... l'elettricità proprio stessa, la sentiamo, la avvertiamo. Bello, nuovo Digimon. E anche qua invece abbiamo un Machine Dragon abnorme, incazzato con Madonna, una iena, bestia, bello. Cresgar, no, cos'è quello? Sotto, infatti, credo sia un Iandro. Metal Greymon, credo siano tutti i più robottosi. Andromon, ci sono tutti. Tutti gli androidi, figo. Insomma, novità dal futuro, però. Quindi ritorno al futuro, come si potrebbe dire, e tanta roba, quindi altro materiale ottimo per collezionisti o comunque per chi ama avere tutte le sleeves e tutti gli artwork. Ma non finisce qui, perché abbiamo anche spoiler dai mazzi del primo anniversario di Digimon, quelli usciranno a breve in Giappone, uno su Ulfors Vidramon e uno su
Yukmon e Garland. Non vediamo l'ora, finalmente, anche nei mazzi starter. Troveremo qualcosa di figo e esatto. Li compreremo solo per assolutamente. Poi la cosa figa è che appunto tutti i deck usciti di Digimon hanno carte che poi non troviamo nell'espansione, come invece capita magari in tanti altri giochi di carte, no? Che tu ti prendi sì il mazzo base, che ne so, di Pikachu, ma ci sono carte dentro delle ultime 2-3 espansioni. Invece qui ogni deck ha delle carte proprio specifiche, come se fosse una piccola espansione, però, in più. Però se li fate uscire come avete fatto fino adesso, noi ci incazziamo, perché noi vorremmo comprarne tanti, ma se poi non li fate uscire gli altri tre colori, nero, viola e verde, dovremo aspettare ancora, se non sbaglio, fine aprile, quindi... Sì, ma dico proprio anche le quantità, oltre il fatto che non sono ancora arrivate, poi quando arrivano, però ne abbiamo due, ho capito, se li vogliamo comprare in 200... c'è qualcosa che non va. E beh sì, in effetti Bandai, vedi che il gioco va, stampa più carte, cazzarola. Non è colpa di Bandai, perché non solo, insomma, siamo non in un periodo un po' strano. È il periodo un po' del cavolo. Comunque vediamoci un paio di option, vai, giusto per bagnarci un po' la lingua e farci venire l'acquolina in bocca. Ne abbiamo una blu, una rossa, quella blu costa 3, quella rossa costa 1. Ma andiamo a vedere un attimino la Ulfors Saber, che è la blu. Come main ha... attiva un tuo Digimon blu, quindi ce lo stappiamo subito e girandola dalla security la prendiamo in mano. Benissimo, quindi abbiamo trovato a costo 3 un modo per attivarci direttamente i Digimon blu. Non è male, non bene, è male. Tanto è tutto in sinergia col punta, blu. Punta proprio a quello, quindi sarebbe la cosa perfetta e che mancava. Sì, a costo 3 ti dirò, non è neanche tantissimo. Quindi bella sì, questa cosa però, che vadano ad integrare cose già viste. Esatto. Sì, abilità di alcuni Digimon, appunto, poi le option, abbiamo visto, sono le mosse praticamente, quindi gli attacchi diventano anche delle option nel tempo. Bella, bella. Ma ti lascio la rossa. Vai. Che è... Allora, Royal Saber. Durante questo turno, quindi durante la main, uno dei tuoi Digimon guadagna 2000 DP. Bah. Inoltre, se la tua security è minore, cioè avete meno carte nella security rispetto all'avversario, uno dei tuoi Digimon prende security attack più 1 per tutto il turno. Tra l'altro security effect la aggiungiamo alla mano. Ottimo. Allora, molto bella, mi piace. Questo genere di carte è veramente utile. Costa pochissimo. Che volevo dire? Forse prima ero ironico, nel senso che è bello che vadano ad integrare cose già uscite, un po' meno bello pensare che appunto le cose arrivino col contagocce, perché dovrebbe già far parte di quel set iniziale dove uno, cazzo, si diverte, ci sono tantissime carte, mi fai comprare, non so, 10 box veramente nel tempo. E dandoci però queste cose centellinate ci mantiene... attivi e compratori e collezionisti. Mi sembra di vedere il mercato videoludico, no? Che ormai fa uscire il gioco base, che è una demo, e poi piano piano escono cose a pagamento. DLC a pagamento a profusione. Beh, devo dire che comunque, al di là di tutto, sono due belle option che sicuramente faranno comodo e saranno... penso molto in sinergia con i mazzi stessi, ma in generale penso saranno attuabili e utilizzabili in tanti mazzi rossi e blu, appunto. E già mi immagino, appunto, che ne so, il nostro Imperial Dramon, che adesso è andato a bomba con 1.0 e 1.5, avendo avuto questa option magari a disposizione, chissà quanti stappaggi in più e attacchi in più potevamo sì, performare, ecco. Ma vediamoci l'ultima cosa per oggi, cioè delle alternative art che troveremo nei Tamer Battle Pack 5, quindi a voglia, per quando arriverà da noi, noi abbiamo visto soltanto quelli le briciole, esatto, dei primi tornei, e hanno già appunto questo Tamer Battle Pack 5 che vi faccio vedere qua, esteticamente carino, c'è Stingmon che sì, Stingmon figo ma non troppo, non l'hanno ancora sfruttato a bomba. Pensavo che sì, potesse essere più bello averlo nel mazzo, l'abbiamo tolto quasi subito. Sì, tu eri molto, mi ricordo prima di 1.5 dicevi non vedo l'ora di trovare Stingmon, e poi effettivamente cioè, non è male Baggio Stingmon, spacca i culi, esatto. Però
Vabbè, diciamo il suo albero evolutivo è figo, esatto. Anche esteticamente. Vabbè, dice evolve a poco, dai, mettiamola così. È vero, l'inherited è un po' inutile, però. Okay. Vabbè, vabbè. Comunque, ecco, lo rivediamo, proprio quello di cui parliamo, in alternative art, anzi, doppia alternative art, perché lo abbiamo in questa maniera e in questa, penso, con lo sfondo sarà super sbrilluccicante. Strano, strano, figo, figo, però mi piace. La posa è sicuramente ottima. Un po' come hanno fatto con quelli security. Le security, 5, sì, no? Esatto. Stavo pensando proprio a quello, sì. Potevano fare un piccolo sforzo aggiuntivo anziché aggiungere solo il lucchettino. Esatto, in questo caso hanno aggiunto delle barre sotto molto vabbè, dai, sbrilluccicanti. Ci sta. Ah. Ecco, allora, in questo caso Ex Demon ci piace molto. Credo sia lo stesso, sì, è quello che avevamo già adesso. È solo più figo. Esatto, molto bello. Già è figo normalmente, così è ancora più figo. Quindi. Esatto, ci piace questa posa, le ali spiegate, che sembra stia facendo un attacco proprio desciato in the face. E, oh, no, aspetta, questo è Devimon o è Lady Devimon? Lady. Sì, cavolo, mazza, che bel disegno, cavolo. Il disegnatore è Hisashi Fujiwara, non riuscivo neanche a leggere, l'ho scritto proprio oggi in un match che abbiamo fatto al volo per testare il mazzo rosso nuovo che stiamo cercando di rendere imbattibile, no, non è vero, non imbattibile, però perlomeno competitivo. Su Discord forse qualcuno di noi, esatto, ha già combattuto, ci ha già fatto il callo mazzo. Abbiamo visto che Lady Devimon è molto utile, in realtà l'avevamo messa in uno per tanto per, e invece sì, l'inherited effect è, sì, veramente probabilmente il mazzo io la finirà in due per, sì, perché comunque le option si utilizzano abbastanza spesso, viola, sì. quindi ci sta, tramite l'inherited vi fa appunto buttar giù un livello 3 o inferiore all'avversario, inferiore un delete, sì, no, delete diretto, niente male. Esteticamente l'alternative art spacca i culi molto più della base. E poi c'è quanto è bello sto Gardromon, cioè, è assurdo. Stop, sì. C'è lo stop. Lui dice stop. Ah, io sono il blocherone per eccellenza. E non attacco. Il vigile che non ti fa passare, punto, basta. Carino. Spettacolo, carino. Questo è molto. Poi ispirato a Guerre Stellari. Ah, perché tu dici hai in mano. Invece no, secondo me non è tanto a Guerre Stellari quanto ai controllori di volo, no? Che ti fanno, sì, vieni, sì, 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 però sembra un po' effettivamente sembra un po' una citazione, perché comunque il robottone, vabbè, non figo, lo so, figo, non però lo so. sì, è molto divertente. Poi guarda, c'è anche il no, come si chiama quello? Non lo so come si non chiama, me lo ricordo, però il proiettino che assomiglia a quello di Super Mario, cioè pallottolo Bill. Spettacolo, carinissimo, complimenti, Red. E poi abbiamo Sonic. Cioè, allora, Sonic, a parte Pulsewan torna, praticamente Pulsewan è arrivata come promo ed è la prima promo che ha un'alternative art. Quindi c'è, cioè, la promo con l'alternative art. Vabbè, non oso immaginare il merchandise che c'è dietro in Giappone, pupazzi, pupazzoni, sì, feste, è statue. È il nuovo protagonista, il nuovo, cioè, Agumon, praticamente. Hanno rilanciato il marchio, ragazzi, dai, so. Bello, sì, 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 complimenti, veramente. Perché poi comunque esteticamente forse è uno dei più belli in assoluto dei livelli 3, cioè, sì, nel senso, per me bello. Batte Gilmon, per me batte Agumon, per me batte Gabumon, non lo so, è fighissimo, mi piace tanto, forse perché appunto somiglia molto a Sonic, che sono molto fan. E niente, questo era appunto l'alternative art pack, perché appunto li beccherete in Giappone se fate i tornei di aprile, quindi complimenti a voi, speriamo arrivino molto presto a noi. Concludiamo con un ultimo paio di carte dai nuovi mazzi rossi e blu di Gallantmon e Ulfors. Vai, velocissimo. Vai, vi facciamo vedere. Madonna, quanto è cattivo, wow, sto grifo. È molto realistico. Madonna, sì, veramente, cioè fa paura. Sembra... è proprio un rettile, ok. Sì. Cioè, non lo so, è di questo che vogliamo dire. Un drago perfetto, sembra un po' Shenron. Sono molto strani, ma molto fighi. Ci sta, mi piace questo stile. Realistico. Quindi è un Geogreymon. Bello. E bello. Un Cordramon blu. Esatto. Geogreymon. La security, vabbè, la possiamo giocare direttamente girandola dalla security. Perfetto. Alla fine della battaglia. Ci piace. Il long play pure. Long play, distrugge un Digimon avversario con 4000. E di la mano. Finalmente una security del cavolo che fa qualcosa. Se no, a che cavolo ci serve? Cioè, che carino, carino. Entra in mena. Bello, bello, carino, bello. Tra l'altro, qui il nostro sempre Digimon Archive, che è il nostro spacciatore di fiducia di info dal Giappone, dice: questa carta, sia per scenario che stile che posa, ricorda molto Greymon di BT1. E è vero, la cosa non deve stupirci troppo trattandosi dello stesso illustratore. E in effetti ricordava qualcosa. Bello, 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 bello. Comunque,
male che bello. Va, costo 6 in 5.000 e dice Volvo a 2. Quindi discretissimo, bello esteticamente. Sappiate che sicuramente andrà in combo col mazzo giallo, perché poi appunto fa scendere, distrugge un Digimon con pochi DP, i gialli li fanno scendere, quindi magari con un giallo l'avete fatto scendere a 4.000, giocate Grey. È vero, Geodraimon rosso è molto sinergico col giallo, vero, però ci ho pensato, perché un meno 4, no, in realtà è un D. No, lo elimina, però... Però, certo, in combo con un... mazzo che abbassa i DP, debuffa a lì. Bravi, bravi, bravi con queste gocce, bravi, ci stiamo arrivando, dai che il bicchiere è quasi pieno. Voglia, voglia. E il Cordramon Blue invece in questo caso costa sempre 6, di Revolva 2 è sempre 5.000, ha sempre security, quindi entra in gioco se lo giriamo dalla security e quando entra in gioco peschi 2. Boom, quindi tac, pesco 2, bella ragazza. Digimon in più alla faccia tua che mai non attaccato. C'è male pescare bello. Due non c'è male, esatto sempre bello. Se non lo girate come ultima carta, perché sennò siete fottuti. Però vabbè, dai, ci sta, è sempre bello che le carte facciano qualcosa quando vengono girate. Vero. Ma direi che per oggi abbiamo visto tanta roba bella, tanta roba forte, tanta roba interessante che ci lascia sempre quell'amaro in bocca, ma anche l'acquolina. Ragazzi, ricordiamo che potrete partire insieme a Dax e Max per il Giappone. Come no? Ma sì. Solo se la colletta la fate voi. Esatto. Quindi... Se ci pagate il biglietto, partiremo insieme. Per il Giappone andiamo a prenderle direttamente in patria. Cominciamo questo percorso insieme. Andiamo a farci una bella partita con le carte che abbiamo per adesso, meglio, che è meglio. A casa, così, nella sicurezza, dove c'è a casa di un nostro amico giapponese. Esatto. Quindi, ragazzi, se volete, il biglietto non costa così tanto. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono dal Giappone che hanno imparato l'italiano apposta per sentire i video di Dax e Max. Ciao Kaz. Nostro amico Kaz che sapete noi trattiamo anche di mini 4V di sport, è venuto in Italia a correre con noi, quindi lo salutiamo. Non l'avete mai visto perché ci avevano rubato la fotocamera con il girato di 2 giorni. Ma a parte questo aneddoto pessimo, lo vedrete nel nostro... Digimon, ma che Digimon? Mini 4V di storia di mini 4V di sport. Esatto. Vabbè, perché ormai ci abbiamo il Digi Divano, facciamo Digi tutto News, Digi Deck Tech, Digi combattiamo online digitalmente a carte, perché purtroppo non si può fare fisicamente, è tutto digitale. Digi a parte scherzi, in descrizione come sempre trovate tutto, incluso il Patreon per farci andare in Giappone. Esatto, quindi apriremo apposta il TP. Esatto. Adieu. Quando volete vi lasciamo anche un indirizzo dove potete mandare fisicamente i soldi, cioè come volete, ragazzi. IBAN, trovate tutto sotto in descrizione. Quindi detto questo, cacciate sti soldi per comprarvi le carte di Digimon, non per noi ovviamente. Iscrivetevi, mi piacciate, commentate, fateci sapere che ne pensate. Salutiamo Digimon Archive, i giocatori 2 e tutti Deep gli Dragons, amici di Dragons, tutti gli amici store. Che ci seguono, tutti gli amici Mini 4V di Sport, siate pazienti questa settimana, no, quella prima, vabbè, non lo so, saranno già tornati i video. Siate pazienti anche con i nostri capelli che sono lunghissimi, ma i parrucchieri sono chiusi. Tra 4 minuti aprono, ciao ragazzi, ciao.